Vedello, ti passo una casa. Vediamoci una casa. Vai, dai, facciamoci un video insieme, sti cazzi. Sometimes all I think about is you. Late night in the middle of Watermelon Sugar. June. Ah. Oddio, ma questo qui è Producer Michael, producer. è lui, io guardo È il sempre numero questo. uno questo Ma qua, per, ma guardo lui che capito? non mi ha mai rotto il cazzo per niente. Sai chi è bravo l'altro? Sicura, la cosa che mi piace sua è che comunque c'ha un sacco di soldi, quindi le cose che vede non è che si stupisce a livello esorbitante, ma soprattutto le potrebbe anche comprare ipoteticamente, capito? Quindi mi dà quel Sì. senso di realizzazione. Ma infatti, se tu ci fai caso, sicuro te lo ricordi, ogni tanto dice: ah, anch'io Eh ho sì. questa stanza dei sigari, però è più grande, più dice Eh tutte no, lui questo era queste l'ex producer di Eminem, poi è passato alla televisione. Allora, aspetta che metto i sottotitoli in italiano. Ovviamente, essendo in Bravo. due, evitiamo di stoppare nel caso, poi parliamo uguale. Yeah. Tanto. Poi, peraltro, allora, signore, per chi non dovesse masticare la situazione, Malibu è una delle zone più ricche della zona bella calda. Ma l'ho detto io, a me piacerebbe arrivare in Canada. Oh, Wonderdoa! Questa è vita! Bagni! Porca troia. Questa è vita! Il problema è Madonna, che quello. nervosa e sporca la telecamera. Yeah. In basso a sinistra. È vero, me l'hai fatto No, però notare. sto guardando solo quello. Oh, che figo però. Porco Dio. Quel camino così che vedi alla sua destra ce l'ho pure io. In casa tua adesso? Sì. Non in casa mia, mo, in casa mia dove andrò. Io non penso lo accenderò mai, però ce l'ho. Comunque, una casa del genere indicativamente, Marzo, quanti metri quadri sono? Ha detto, non l'abbiamo visto? No, non l'ho visto anche perché lo fa in foot. Ogni volta non ci capisco un cazzo. Secondo E me. dice c'è il square. Square foot. Square feet là. 500 bottiglie. La E ce ne sono cantina, per 20. esempio, non la. Io non so. Sarà che non sono venzo a stemmio, però non la vedo proprio come una cosa. È più perché è scenico. La cantinetta in America, Marzo, le tengono perché. Ce li fanno tipo nella Napa Valley, hanno dei vigneti importanti della Califf dell'America. La cosa della Spa ne ho viste più belle, devo dirti la verità. Cioè, avendocela dentro casa, caruccia, quello che ti pare, ma non penso la userei più di tanto. Secondo me basterebbe la piscina. Però sì, dovendola costruire con i soldi di GTA, non farei tante delle cose. Cioè, tu dici la faccio alla perfezione facendola bene, ma non metto tutte No, le. tante Cioè, non la cose rendo tipo. full full come fanno loro. No, tante di quelle cose le eviterei. Non mi interesserebbe. Ah, the chickies in there? No. Ah? Oh. They remove them for the Beh, video. sì, è la farm. Questa ce l'ha pure Gianco Estremo, nel senso. €125.000 al mese costa. Wow. Ma cosa, questa? Eh sì, mi sa che me l'hanno scritto in chat, non so se. Madonna. Forse l'hanno detto, io non ho cacato cosa ha detto, perché stava parlando. Ok, quindi questo fa parte della camera da letto. Lui dice, c'hai lo studio in camera, però è sui due piani. Caruccio questo. Non è super moderna, No, per un Ha anche gli cazzo, no. infissi e le Si vede robe, che è è un nuova, mito. ma non è stile moderno. Esatto. Tipo, vedi, la palestra non l'avrei mai in casa. Ma guarda che figo. Tutto a posto, grave. Questa è bella, Madonna, vedi che la parte storia, esterna cazzo. così secondo me fa No, proprio io da. impazzisco. Ma soprattutto non ci Io scordiamo che impazzisco, lì il clima poi tutto l'anno è piacevole. Sì. Però sì, per me, cioè anche questa per me sarebbe troppo grande. Cioè, perché tutto così grosso non lo utilizzi. Cioè, ok, qualche stanza di più perché c'hai tanti soldi, ma io ripeto, più di 5-6 milioni, la casa per me là diventa proprio quella cosa di dire, ce ne ho talmente tanti che non me ne sbatte un cazzo. Perché se no non ti serve, non può servirti. Bello sto bagno, cazzo. Sì. Spettacolo, cazzo. Devo dire che la verità, se quando te lo dai, quando vendi case del genere, se vendi a 20 milioni o vendi a 22, bene o male, nessuno. Cioè, se te do 20, ti do 22, capito? Sì, certo. Mi sembra un po' troppo asettica con tutti i muri bianchi, tutto bianco. Ti ho detto, non puoi curare troppo il dettaglio, è impossibile. Questo qui va in giro sempre con dei blazer tutti stranissimi. È sempre vestito stravagante. L'ho comprata una felpa sua, cioè una giacca sua. Ah sì? Sì, l'avevo comprata per una scommessa. Il fatto è che la posta non me l'ha consegnata e me lo sono perso. €500 a capocchi. Che cazzo dici? Eh sì. Mezzo porco pure Dio. Ma perché era venuto a suonarmi e mi aveva chiesto €180 di dogana? E gli ho fatti, non ce Portaci li su. ho. Infatti, non ce li ho €180 di dogana così. E mi disse, vabbè, allora ripasso al prossimo data di consegna, perché sono due. Mai più tornato. Poi ho dovuto fare delle cose. E si è perso. Questa è la master bedroom. Bella questa. Questa è quella che c'ha lo studio sotto, con quelle scale. Sì. Minchia, ma che storia è?
Questa è figa. Porca troia. La parte esterna che sia grande mi piacerebbe, ci starebbe. La parte di stanze proprio, onestamente, farei di meno. No, ma che ogni camera da letto abbia il suo cesso, più un cesso nella casa normale ci sta, quello è giusto. Io come camera da letto intendo tutto, cioè proprio con il bagno, il balcone, non è che se hai i soldi così lo fai. Cioè ne ha due di bagni, per dire, solo questa camera da letto. Sì, è come se ogni camera fosse un appartamento, sostanzialmente. Che c'era pure il cesso giù. Ha 8 bagni, sta cazzo di casa. Guarda, c'è un cesso nel cesso, capisci? Guarda che figo. Vedi, sta zona ci sta. Tanto, di base, se fai le feste, che fai? Le fai dentro? Fai fuori, open bar. Oh, guarda, cioè, capisci? Questo però, queste sono quelle cose che tu dici, non avrò mai più bisogno di uscire di casa. Cioè, hai uno che ti fa la spesa, di base. Tipo, vedi, per esempio, una camera, cioè, non avevano, c'erano la palestra, non avevano il teatro, cioè il cinema dentro casa. Quello lo farei. Quella è una figata. Yoga room vuol dire stanza senza un cazzo, vuol dire yoga room. Che completamente è tipo facciamo una mezza dependance. Che ci metti? Non lo so, vabbè, yoga. Cioè questo è. Che poi Marzo, io non so quanto possa essere isolato, ma lì dentro secondo me schiatti dal caldo. Probabilmente non è coibentato bene, no? Voi sapete che dov'è Malibu? L'avete mai visto quel telefilm che facevano Two Men and a Half? Quello faceva Man all'inizio? Quello è ambientato a Malibu. Non ho presente io. No, sì, dai. Questo è bello. La piscina sarebbe una di quelle cose che avere fuori casa con il clima così sarebbe top tier. È figo però, Figo nel bello, buco. Bello. Fatto, ti ho detto, io avrei... Cioè, con tutti i soldi del mondo, e non li ho, farei comunque scelte diverse a livello di spazio, di stanze. L'avrei vissuto in modo diverso. Certo è che ovviamente è inutile che io mi metta a fare paragoni, perché poi ovviamente, cioè, è un po' come il discorso di quello che c'ha 10 euro in tasca e ti dice, minchia, io per 1000 euro mi ficcherei anche un dito nel culo. Sì. E invece magari chiedi al miliardario che ti dice, mamma che cazzo me ne frega, non fare niente per soldi, perché già ce l'ha. E quindi diciamo che forse le mie esigenze da persona normale sono molto diverse, quindi ti dico, non capisco certe cose. Adesso, nella situazione attuale in cui sono, ti dico, per me una casa grossa, pure quella più assurda, è completamente esagerata, cioè non mi farebbe schifo. A livelli che se me la regalano ci andrei a vivere solo per quanto costa, ma la venderei.